Solidali, ovvero sia i progetti e le iniziative che grazie a COP hanno spiccato il volo. Questo è il tema di una serata organizzata presso la sede della stampa di Torino. Dopo il saluto del direttore della testata Mario Calabresi, è stata l'occasione per presentare tutte le iniziative aventi come sfondo la solidarietà, tra cui Adotta una scuola con COP. Quest'anno partiamo con un progetto che ha come nome Adotta una scuola. I nostri soci potranno devolvere dei punti raccolti con il nostro catalogo, li potranno devolvere per questo progetto, e sulla base dei punti che verranno devoluti NovaCop li raddoppierà. Cosa vuol dire Adotta una scuola? Noi abbiamo pensato di lavorare attraverso le amministrazioni e quindi abbiamo contattato le amministrazioni che sono presenti sui territori dove noi abbiamo dei punti vendita, lasciandoci poi aperta la strada di poter contattare altre amministrazioni se clienti e soci che abitano in luoghi dove non sono ubicati proprio i nostri punti vendita doneranno punti al progetto. Quindi ci riserviamo di contattare anche altre amministrazioni. Proprio perché vogliamo lasciare all'amministrazione del territorio la possibilità di scegliere a quale scuola pubblica, elementare o materna, questo è il primo target su cui ci muoviamo, quale può essere un progetto da individuare, su cui collaborare. Per il momento le amministrazioni hanno risposto in maniera molto positiva, dimostrando addirittura entusiasmo, quindi ci siamo preoccupati del fatto di poter rispondere all'entusiasmo che ci hanno manifestato. Alcuni si sono fatti trovare già pronti con progetti praticamente solo da mandare in onda sulla possibilità di coltivare i giardinetti delle scuole, oppure abbellire il cortile della scuola, acquistare materiale ludico per i bambini più piccoli. Altri invece ci propongono percorsi culturali legati alla musica, legati alla cittadinanza, legati a percorsi per la pace, cosa che trova della grossa affinità con i nostri valori. Altri, molto più pragmaticamente, ci invitano a favorire l'acquisto di materiali didattici. A noi le diverse tipologie di progetto possono andare bene, l'importante è che poi riuscire a comunicarlo al pubblico in modo tale che intorno a queste iniziative possa crearsi anche della positività e riuscire a raccogliere un'entità che ci possa fare in modo di poter mettere a punto i progetti. Allora, i progetti e le azioni concrete di COP quali sono? Sono tante, quindi è anche difficile scegliere quelle di cui parlare, però il concetto generale credo sia importante. COP sviluppa azioni nei territori e per questo la cooperativa racconterà decisamente meglio di me quelle che sono le azioni concrete, ma COP sviluppa anche azioni commerciali che sono possibili anche grazie alla forza economica che le varie cooperative, decidendo insieme su quali attività impegnare, riescono a realizzare, come per esempio l'iniziativa realizzata oramai da tanti anni sui farmaci. Post liberalizzazione le cooperative italiane sono riuscite a realizzare dei farmaci, dei corner farmacia nei propri punti vendita, andando a costringere le farmacie stesse ad abbassare il prezzo di vendita dei prodotti, con grandi vantaggi economici per i consumatori. È solo un esempio, ma di questo ce ne possono essere molti altri. Tanta solidarietà, quindi anche il concetto della solidarietà che comunque in un momento di difficoltà in ogni caso cresce. La solidarietà è per COP uno dei pezzi fondamentali della propria missione. La solidarietà significa conoscere e agire per il territorio in cui le cooperative operano e quindi sviluppare progetti concreti per dare un aiuto vero, non solo attraverso la vendita dei prodotti ai prezzi più bassi possibili, fermo restando la qualità dei prodotti stessi, ma anche per esempio devolvendo i prodotti vicini alla scadenza in collaborazione con le onlus di riferimento che hanno una conoscenza e un'azione diretta sui territori. La conclusione naturale del grande impegno di COP a sostegno di queste iniziative fa comprendere, come sostiene il presidente Ernesto Dalle Rive, come il gruppo punti proprio sul bene comune. COP come bene comune, adesso il termine bene comune è diventato un termine di moda, quindi
qualsiasi cosa che ha un minimo di utilità collettiva viene presentata così. Il tema è quello che abbiamo voluto fare un'iniziativa per, come dire, posizionare su un'unica retta le N iniziative che realizziamo sul territorio e attraverso le nostre strutture, attraverso le nostre politiche commerciali, a favore dei consumatori, a favore della comunità che ci ospita, in collaborazione col ricco mondo del volontariato e dell'associazionismo che lavora con noi, nell'intento di, come dire, raffigurare l'impresa di una grande cooperativa, di una grande, diciamo, realtà distributiva piemontese in grado di coniugare l'impegno nel mercato con un forte ruolo nella società. Tra l'altro, in un periodo, lo diceva anche il direttore della stampa, in cui la solidarietà sembrerebbe, diciamo così, messa in secondo piano, in realtà poi non è così. Sì, in realtà non è così, perché questo è un paese molto più ricco dal punto di vista di valori di quello che, diciamo, comunemente viene per rispetto a quello al modo in cui comunemente viene dipinto. L'esperienza che ci raccontava il direttore della stampa sulle campagne promosse da Specchio dei Tempi non ci sorprende, perché quando noi stessi promuoviamo nei nostri punti di vendita attività che riguardano la solidarietà, diciamo, il progresso sociale, l'integrazione, l'inclusione, notiamo e registriamo molto volentieri l'adesione convinta di molti soci, di molti consumatori. Quindi è una fase sicuramente in cui sembrerebbe che le persone tendano a rinchiudersi nel loro particolare e all'interno, diciamo, delle proprie abitudini e delle proprie certezze, non badare a quello che capita all'esterno. Invece c'è un forte sentimento di comunione, c'è un forte sentimento di solidarietà che per fortuna, diciamo, prevale e consente alle molte iniziative che si sviluppano a favore delle persone più bisognose, a favore di quegli strati della popolazione che hanno scoperto magari nuovi livelli di povertà a cui non pensavano di accedere. Come dire, grazie a queste mille attività, a queste mille volontà, come dire, si riesce a dare risposta anche a queste esigenze. Tra l'altro sono anche numeri importanti, perché l'abbiamo visto nelle proposte, che si parla di centinaia di migliaia di euro, di pasti che vengono erogati, quindi comunque sono numeri di grande respiro. Sì, sono numeri che noi abbiamo già rendicontato, diciamo, nel nostro bilancio di sostenibilità sociale, ma quando parliamo appunto di qualche milione di generi alimentari donati alle ONLUS, quando parliamo di 500.000 pasti, quando parliamo di un progetto che tende a, come dire, adottare le scuole e a mettere a condizione magari degli insegnanti di svolgere dei percorsi didattici importanti, quando parliamo, come dire, della produzione all'interno delle carceri di generi come la birra, piuttosto che il pane, piuttosto che altri generi, parliamo di molte attività che, come dire, sono sicuramente attività di natura solidaristica, ma che sono attività che hanno dei numeri economici molto importanti, che un'impresa come Novacop, che sviluppa più di 1 miliardo di fatturato e ha quasi 5.000 dipendenti, naturalmente contiene all'interno dei propri numeri di bilancio, ma che sono assolutamente significativi per il mercato e per l'ambito al quale si riferisce.